schiena. Già sentita questa? Eh già, il mal di schiena può causare un sacco di problemi. Non si può fare a meno di andare in giro senza gemere, piegandoci fino ai lacci delle scarpe e sentendoci come Mission Impossible. E nemmeno più il letto ci sembra comodo. Ma non spararti subito il paracetamolo. Ci sono modi migliori e più sicuri per sbarazzarsi del mal di schiena. Rilassa la colonna. Siediti a terra con le gambe distese di fronte a te e i piedi a 5-10 cm di distanza. Arrotola un asciugamano o un panno e fallo scivolare sotto le ginocchia. Poi metti un cuscino sotto le gambe, piega la parte superiore del corpo in avanti e curva la colonna finché la testa non tocca il cuscino. Mettiti comodo e rilassati in questa posizione per 5 minuti o anche di più. Questa posa apparentemente semplice ti aiuterà ad allineare correttamente la colonna vertebrale, a rilasciare la tensione che si accumula sui muscoli della schiena e a liberarti degli spasmi muscolari. Fai lavorare i muscoli psoas. Sdraiati a terra con le braccia ai lati e le gambe dritte. Fai scorrere un blocco yoga o un cuscinetto sotto il bacino e rilassa delicatamente la zona lombare a terra. Resta in questa posizione per 5 minuti o anche di più. I muscoli psoas che collegano la colonna vertebrale alle gambe sono proprio fatti per stabilizzare la colonna stessa. Se sono troppo tesi, puoi sentire un po' di dolore alla zona lombare. Per fortuna, questo esercizio rilascia pressione nei muscoli psoas e va quindi a bilanciarli. Fai un allenamento della schiena di 2 minuti. 1. Siediti sul pavimento e allunga la gamba destra di fronte a te. Dopodiché piega la gamba sinistra facendola passare sul ginocchio destro fino a toccare terra col piede. Con le mani tira il ginocchio sinistro verso il petto e tienilo lì per qualche secondo, poi rilascia la presa. Fai 10 ripetizioni e poi cambia lato. 2. Sdraiati a pancia in su, piega le gambe e metti i piedi a terra. Con le ginocchia ancora piegate, solleva i piedi 10-15 cm dal pavimento. Mantieni questa posizione per 2-3 secondi e poi torna giù. Fai 5 ripetizioni. 3. Mentre sei ancora sdraiato sul pavimento, allunga la gamba destra in avanti tenendo il piede verso terra. Dopodiché piega la gamba sinistra e portala al ginocchio con la mano, tirandola bene verso il petto. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi rilascia e cambia gamba. Fai 10 ripetizioni a destra e a sinistra. 4. Siediti a terra e allunga le gambe in avanti. Allunga le braccia e piega il busto fino a raggiungere le punte dei piedi con le mani. Se non ci riesci, non sforzarti a spingere. Non dovresti sentire dolore in nessuna fase dell'esercizio. Piegati in avanti più che puoi e resta in questa posizione per qualche secondo. Poi torna in posizione iniziale. Fai 10 ripetizioni. Questa serie di esercizi ha un sacco di benefici. Ma la cosa più importante è che allevia la tensione sulla schiena, che a sua volta riduce il dolore nella zona lombare e sulle anche. E poi ci vogliono solo 2 minuti del tuo tempo! Un buon motivo per farlo ogni giorno, non credi? Stretching ai glutei. Siediti a terra con le gambe piegate e i piedi che toccano il pavimento. Mentre ti metti in equilibrio sui glutei, incrocia la gamba sinistra sopra la destra ed alzale entrambe da terra. Dopodiché, tieni il piede sinistro con la mano destra e il piede destro con la mano sinistra. E tira le gambe al petto più che puoi. Resta in questa posizione per 1-2 minuti. Poi rilassati, torna in posizione iniziale e ripeti gli stessi movimenti dall'altra parte. A quanto pare, una delle cause del mal di schiena potrebbero essere i muscoli dei glutei rigidi. D'altronde sono dei muscoli che lavorano ogni volta che ti alzi, che ti abbassi o che cammini in avanti. Ecco perché fare un po' di stretching ti aiuterà. Rilasci la tensione in quella zona e ti liberi del dolore alla schiena. Trova i punti magici. Mai sentito parlare della digitopressione? In breve, ci sono dei punti particolari del corpo che sono connessi ad altre parti del corpo. E premendo questi punti si riesce a curare la maggior parte dei dolori. Il mal di schiena non è un'eccezione e i punti ad esso collegati si trovano dietro alle ginocchia. Puoi trovarli esattamente al centro della parte posteriore delle ginocchia. Premi con fermezza con i pollici e mantieni questa pressione per 2-3 minuti, mentre respiri profondamente e regolarmente.
Questi punti sono chiamati B54 e stimolandoli fa rilassare i muscoli. Di conseguenza lenisci il dolore alla zona lombare e ai fianchi. Siediti su palline da tennis. Beh, prima di tutto prendi una pallina da tennis. Siediti sul pavimento e metti una pallina sotto a uno dei glutei. Inizia a rotolare delicatamente il tuo corpo in avanti e indietro sulla palla fino a individuare il punto dal quale il dolore proviene. Non appena senti questo punto, piega la stessa gamba al ginocchio e posiziona il piede sul ginocchio opposto. Per mantenere l'equilibrio in questa posizione, metti le mani sul pavimento dietro di te. Rimani in questa posizione per 1-2 minuti e poi cambia gamba. Questo massaggio con la pallina da tennis aiuta a rilasciare qualsiasi tensione tu abbia nei glutei. Di conseguenza il sangue inizia a fluire liberamente nella zona lombare e così ti liberi dal dolore. Molletta sull'orecchio. No, non si tratta di uno scherzo. Prendi una molletta e mettila nella parte superiore dell'orecchio. Tienila lì per 5 secondi e poi spostala sull'altro orecchio. Fai 5 ripetizioni per ogni orecchio. La parte superiore dell'orecchio ha una connessione diretta con le spalle e la schiena. Ecco perché se stimolata, la tensione si allenta automaticamente e si riduce il dolore in quella zona. Prova l'olio essenziale di lavanda. Prendi un cucchiaino di olio di ricino o cocco e aggiungici qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Poi usa questo mix per massaggiarti delicatamente l'area che ti fa male. Grazie alle sue proprietà calmanti e antinfiammatorie, l'olio di lavanda allevia lo stress e rilassa i muscoli della schiena. Fai un po' di stretching. 1. Posa del cobra. Sdraiati a pancia in giù e metti i palmi delle mani sul pavimento accanto alle spalle. Dopodiché alza lentamente il petto da terra finché la testa non punta in alto. 2. Posa del bambino. Siediti sui talloni con le ginocchia alla larghezza dei fianchi. Dopodiché piegati in avanti finché la tua fronte non tocca terra e allunga le braccia davanti a te. 3. Posa del gatto mucca. Mettiti i carponi e vai con la schiena verso terra. Poi inarcala verso il soffitto. Fai attenzione a non farti male, mi raccomando. Quando fai questi esercizi di stretching, rilassi soprattutto i muscoli della schiena, il che ti fa liberare dal dolore persistente. Rimani in ognuna di queste pose per 30 secondi o anche di più, ma ricorda che non dovresti mai sentire dolore o fastidio. Metti a bagno i piedi. Prendi un secchio e riempilo con acqua calda, ma non troppo calda. Mettici dentro mezza tazza di solfato di magnesio e mescola per bene. Poi siediti, metti i piedi nell'acqua e tienili a bagno per 5-7 minuti. Dopodiché tirali fuori, sciacquali con acqua calda e poi asciugali. Dissolvendosi in acqua, il solfato di magnesio si scompone in solfato e magnesio. Quest'ultimo è molto usato per rilassare gli spasmi muscolari e i nervi. Ecco perché quando tieni i piedi a bagno nel solfato di magnesio, la pelle assorbe questi ingredienti che a loro volta alleviano il mal di schiena. Conosci altri modi semplici per affrontare il mal di schiena? Dici tutto nei commenti! Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti like al video e condividilo con gli amici. Ma aspetta, non andartene! Abbiamo oltre 2000 video interessanti da scoprire insieme a te. Devi solo scegliere il video a destra o a sinistra, cliccarci sopra e divertirti. Rimani con noi su Il Lato Positivo.